si decide tutto all'ultima gara. Siamo arrivati all'epilogo dei trofei Motestate qui dal circuito Tassi Nuvolari di Cervegina. Stiamo per andare ad affrontare le gare delle categorie 600 e 1000 per quanto riguarda i trofei MES, ma novità particolare, ci sarà anche il National Trophy con entrambe le categorie, sempre 600 e 1000, insieme ai piloti del MES. Nella categoria 600, dalla pole position, il Pullman Wildcard Jarno Joverno con la sua Kramer, presente del Team Superbike, ricordiamo Joverno, davanti a Liberini e Cottini. Il campione Marche Lutz del National Trophy partirà quarto. Nella categoria 1000, dove si decide il campionato, con Costantino, c'è dalla pole Alessandro Andreozzi, davanti a Maestri e Gabriele Ruiu. L'ultimo round del National Trophy 600, l'ultimo round della 600 Open del MES, qui dal circuito Tazio Nuvolari. Diamo la parola ai piloti, il semaforo è rosso e si spegne in questo momento, si impenna la moto del Pullman, Jarno, Joverne provano subito ad approfittarne. Allora Cottini e Coletti, andiamo in curva 1 con l'attacco di Coletti e l'attacco di Cottini all'esterno, incrocia il numero 93, Coletti in uscita e vediamo, eccolo Coletti, il quadrato che va all'esterno in entrata, difficile chiuderlo su Coletti e lo chiude perché non ricompare il numero 93, che chiusura, che attacco da parte di Cottini, che si mette leader così davanti a tutti di quest'ultima gara. Intanto là dietro, attenzione, là dietro ai primi, i piloti che si aprono a ventaglio. E andiamo anche qua un po' nelle retrovie, la regia tanto ci segue, questa moto nera che è il numero 79, Alberto Bettella, che ha vinto la categoria stradominandola della Race Attack 600 per quanto riguarda i trofei Motestate, e in quest'ultimo round di Cervesina si è dato il lusso di fare una wild card nella 600 Open del MES, che come stiamo vedendo corre insieme all'ultimo round del National Trophy categoria 600. Prova a dare uno strappo intanto Cottini nei confronti di Coletti e Joverno. Abbiamo visto la moto numero 3 bianca del pilota che quest'anno ha disputato il Chip Super Bike impennarsi un po', e siamo in onboard con lui adesso. Alziamo un po' il volume, andiamo su Desiri. Cerca di monitorare i primi due lì davanti, Coletti e Cottini, che sono partiti alla grande, nel senso di subito bagarre, in quel senso subito sorpassi per andare a dominare questa gara e cercare di imporre proprio ritmo, cosa che sta cercando appunto di fare il buon Gabriele Cottini, il numero 15, che al momento è quarto nel campionato del National Trophy 600. Davanti a lui c'è Campacci con 68 punti, 66 quelli di Cottini, mentre intanto Marche Luzzo, il campione di questa categoria, va ad attaccare e si mette dentro, va a mettersi in una posizione importante per cercare di recuperare i primi. Intanto qua Cottini forse perde qualcosina nei confronti di Coletti nel cercare di andare via, si è rifatto subito sotto il pilota Kawasaki. Andiamo a concludere questo primo giro, poi dopo andremo a monitorare anche i tempi successivi. Il sorpasso che comunque può avvenire adesso, quello di Joverno, che si mette dentro, addirittura prova ad entrare, ne passa due, si mette dentro, che attacco, ma resiste all'esterno Cottini come ha fatto prima su Coletti. Vediamo, arrivano verso curva 2, la staccata di Joverno è forte, come, così come quella di Coletti, si muove tanto, abbiamo visto in ingresso come si è un po' scomposta la moto del numero 15, ma si difende egregiamente e riesce a mantenere la prima posizione. Ma che gara stiamo vedendo già in queste prime battute. Ma Joverno comunque non ha portato a casa un doppio attacco, ma si è portato comunque a casa un bel sorpasso nei confronti di Coletti e si mette dentro. Joverno attacca così e si mette davanti a tutti, attacca Cottini e poi ci prova Coletti, anche Cottini, Coletti, gioco di parole qua. Joverno comunque davanti a tutti si mette dentro e riesce a portarsi a casa la prima posizione momentanea in questo secondo giro della gara, dell'ultima gara del National Trophy 600. Alle spalle lì comunque a guardare, in quarta posizione c'è proprio Andrea Liberini e poi Campacci e poi Marche Luzzo, il campione di questa categoria, come dicevamo in precedenza. Mamma mia, che gara scoppiettante che stiamo vedendo, ed eccolo qui proprio inquadrato, numero 56, Andrea Liberini, che si mette in scia a Michael Coletti. Vediamo se magari in queste fasi avrà anche lui un'opportunità di attacco. Ricordiamo Michael Coletti secondo in campionato con la sua Kawasaki, che prova a farsi sotto, sembra avere di più in questa fase, in questa piccola fase, nei confronti del pilota numero 93 che ci ricorda Marc Marquez, Michael Coletti.
Andiamo a vedere anche un po' comunque la situazione qua con Markeluzzo ancora in scia, mentre là si aprono un po' a ventaglio i piloti, sembra essere proprio Cottini con Ioverno là insieme in lotta, stacca molto forte Markeluzzo, guardate che staccata poderosa, va a cercare di mettersi sotto Liberini, mentre qua sempre la situazione rimane invariata con Ioverno davanti a tutti, davanti a Cottini e Coletti, ma attenzione lì dietro, attenzione, attenzione lì dietro perché sarà molto interessante la situazione. Sei piloti qua in lotta, abbiamo Ioverno, abbiamo Coletti, abbiamo Liberini, poi Markeluzzo, sono tutti qua i riders che si sono dati, sono stati protagonisti in questa stagione del National Trophy 600, mentre invece per quanto riguarda la categoria MES, nel frattempo che i piloti qua un po' magari si studiano e non danno sensazioni di attacco, cosa che però stava per fare Liberini nei confronti di Coletti, vediamo che nelle categorie MES abbiamo comunque anche delle, dei nomi molto importanti per quanto riguarda Christian Lolli, numero 29 sulla MV Augusta, Alberto Bettella che l'abbiamo detto in apertura di gara, campione della Race Attack 600, che quest'ultima gara fa la wild card per quanto riguarda la 600 Open del MES, abbiamo Marco Como, poi abbiamo Giacomo Gioia, Simone Campanini, Mauro Polcini, anche lui wild card con la Yamaha del Delmo Racing, mentre intanto qua è molto vicino Gabriele Cottini nei confronti di Ioverno, addirittura gli va ad annusare, gli scarico nel sentire l'odore della benzina della Kramer, del pilota numero 3, partito dalla pole position, anche se in questo momento la gara si è un po' più ristabilita, anche se comunque i piloti sono lì molto vicini, come lo è Cottini in questo momento, come lo stavamo vedendo prima Sobazza, un po' la soggettiva anteriore del pilota numero 15 su Yamaha che prende la scia per arrivare qua in fondo. E andiamo comunque a vedere gli ultimi tempi che abbiamo visto in precedenza con Ioverno che ha girato. Attenzione, l'attacco si mette dentro Coletti dal nulla, forse non se lo aspettava probabilmente neanche il buon Cottini, dal nulla così inaspettatamente, sembrava che forse Coletti sembrava essere un po' in difficoltà in questa fase di gara perché comunque aveva le sue spalle Liberini che sembrava essere propenso ad attaccarlo, ma adesso è propenso ad attaccare Coletti Ioverno anche se non è, sembra essere della partita in questo momento, e si mette dentro, va dentro Liberini, si mette dentro e perde così due posizioni in pochissime curve Gabriele Cottini. Vediamo adesso la situazione con Markeluzzo alle sue spalle che va un po' largo intanto là a girare in queste ultime curve del circuito Tassio Nuvolari. E lo dicevamo in precedenza, la un'altra wild card delle MS è proprio Mauro Polcini con la Yamaha del Delmo Racing, l'abbiamo visto protagonista, il pilota numero 384 oggi nel International Road Racing con un settimo posto nella classifica generale e intanto replica in queste ultime tornate, prova a replicare il buon Coletti nei confronti di Cottini, mentre Ioverno là davanti a tutti si è messo davanti, tanto problemi, peccato, lo vediamo dalla nostra postazione, problemi per Markeluzzo che si deve fermare, problemi tecnici alla sua moto e deve dire addio alla questa gara, ovviamente tutto in influente per Marco Markeluzzo, campione che è già stato decretato campione della categoria con 102 punti, finisce la sua stagione dominata completamente, la stagione del pilota Kawasaki con 3 vittorie. Si affrontano mentre qua vediamo sempre Coletti e Cottini insieme, Ioverno ricordiamo che quest'anno ha disputato il Chief Superbike, se ne ha chiuso la stagione del Chief Superbike in 14ª posizione, il migliore risultato è un 9° posto, 3 noni posti di fila accompagnati da un 10° posto, un 11° posto e un 11° posto per che ha corso sulla BMW del team 322 Racing romagnolo. Intanto qua un board con Liberini totalmente da solo, però è da solo ma non è da solo dietro, è da solo sembra esserlo per quanto riguarda la soggettiva davanti perché c'è Ioverno molto lontano, ma alle sue spalle c'è un Michael Coletti che vuole quella seconda posizione. Va un pelo largo nel cercare di gestire la traiettoria, ma anzi la chiude così. Si prova sul rettilineo adesso opposto al traguardo.
Andrea Liberini che prova a staccare in questo momento, vediamo un cambio di direzione, forse un po' in entrata a fatica appena appena, e vediamo se ci può provare per l'ultimo giro. Michael Colletti nei confronti di Andrea Liberini, numero 56, partito dalla seconda posizione di Liberini, è secondo in questo momento, inizia l'ultimo giro, Jovano davanti a tutti, davanti ad Andrea Liberini e Michael Colletti che si giocano la seconda posizione in questo momento. Prova ad attaccare, si mette dentro, va all'attacco Colletti nei confronti di Liberini, va dentro il 93 su 56, va un pelo largo, può incrociare allora e perde un po' il posteriore, si volta anche all'indietro, mamma mia come gli è partito dietro il posteriore rischiando l'high side. Liberini che ha incrociato approfittando del lungo tra virgolette di Colletti che ha staccato molto forte ed è riuscito ad incrociare, ma comunque in uscita ha avuto la meglio il pilota numero 93 che ha approfittato del sobbalzamento della Kawasaki di Liberini. Mentre invece per quanto riguarda la dietro abbiamo proprio Campacci in quarta posizione, quinto c'è Cottini sulla Yamaha. Campacci che in questo momento si trova in quarta posizione è quarto al momento, è terzo Campacci scusate in campionato davanti a Cottini come dicevamo prima con 68 punti e dietro di lui c'è Cottini a 66. Liberini invece che si sta giocando la seconda posizione proprio in quinta posizione con 54 punti, inquadrato in questo momento, se ne è andato via Marcheruzzo che non è della partita in questo momento che si è ritirato, ma se ne è andato via Michael Colletti, scusate per l'errore, che è andato via completamente, gli ha già dato un secondo, 8 decimi, 9 decimi sembra essere la situazione qua in questo momento per le ultime curve della stagione del National Trophy 600, della stagione del 600 Open dell'MS, nella classe 600 Open, e vediamo del MES Christian Lolli, il primo di questa della categoria del MES, secondo c'è Alberto Bettella, complimenti ancora dopo aver vinto il campionato della Risatax 600, comunque secondo di categoria, terzo di categoria c'è Marco Como e poi Giacomo Gioia, Simone Campanini, seguito da Poncini, Cavallara, Strumendo e poi a chiudere la classifica generale c'è Roy Doty che fa parte comunque della categoria National Trophy 600. Sta per affrontare le ultime curve il pilota numero 3 su Kramer, Jarno Joverno, che ha disputato quest'anno come dicevamo prima il Chief Superbike, che va verso la vittoria, bandiera scacchi che viene esposta, vince Joverno così l'ultima gara del National Trophy 600 su wildcard davanti a Michael Colletti che regola Andrea Liberini sul traguardo, poi arriveranno Campacci e Cottini a chiudere la top 5. L'ultimo ballo della stagione per quanto riguarda National Trophy 1000 e la 1000 Open e i trofei Motestate, via le bandiere dal fondo e dall'inizio dello schieramento e ora ridiamo la parola ai piloti. Semafore rosso si spegne in questo momento, è un buono scatto mi sembra quello di Gabriele Ruiu che va a mettersi in prima posizione, un buono scatto anche quello di Perotti dalla quinta posizione, dalla seconda fila, e siamo on board qua con Maestri che viene sopravanzato intanto dalla moto, e proprio è lui, sì è Giacchino, il numero 313, buono scatto del pilota sulla BMW che è riuscito ad avere un buono scatto e mettersi subito nelle prime posizioni, è partito ottavo ed è lì quarta posizione mentre Maestri prova a replicare il favore ed entra dentro con una buonissima chiusura in faccia da parte di Giacchino, riesce a mettersi così in quarta posizione, che scatto ha avuto il pilota BMW mentre Maestri replica qua e allora si mette dentro, stavolta un sorpasso fluido avviene e si mette davanti ma replica ancora una volta Giacchino e si replica ancora con Maestri che si ributta dentro, fa un pelo largo Ruiu intanto con Perotti che prova a rimanere lì nella speranza di intaccargli il ritmo, poi via via tutti con Andreozzi, Morelli, poi Perasso e via via tutti gli altri che passano adesso nella fase centrale del circuito. Eccolo qua, inquadrato il Pullman, Alessandro Andreozzi alle spalle di Lorenzo Vox se non sbaglio, un po' dietro il pilota Aprilia che ha faticato un po', brutta partenza per lui, si trova abbastanza indietro adesso nel gruppo di queste moto, viene fuori molto forte, prova a prendere tutta la scia, riesce a passarlo ancora prima di andare in staccata in questa curva a sinistra che ci ricorda un po' la sinistra veloce che vedevamo a Red Bull Ring di Spielberg, che poi con le moto adesso è diventata una doppia S, le curve 2A, 2B se sapete del circuito di Spielberg, che per ovviamente motivi di sicurezza sono state create per evitare che quella curva a sinistra potesse danneggiare, potesse creare pericolo per i piloti. Siamo on board intanto con Christian Perasso della categoria del Motestate, per il momento il primo dei piloti della categoria del Motestate, li avevano un po' larghi, si aprono un po' a ventaglio i piloti. Torniamo invece qua davanti con la situazione intanto
E per quanto riguarda invece il trofeo Moto Estate, la classifica vede Alessandro Costantino davanti a tutti nella classifica della 1000 Open dei trofei Moto Estate con 115 punti. Ci si gioca al campionato perché Paolo Cristini è dietro solamente di 4 punti, quindi se si gioca il campionato. C'è anche Emanuele Lobartoli in terza posizione nel campionato con 100 punti, è a meno 15 il pilota Honda, che lo scorso weekend è inquadrato in questo momento alle spalle, vediamo, di Vok, scusate, il pilota precedente non era Vok, di quello che abbiamo visto in precedenza del sorpasso di Andreozzi, chiedo perdono, è questo qui Lorenzo Vok che vediamo davanti ad Emanuele Lobartolo. E dicevamo che appunto Lobartolo, un peccato sul weekend di Varano, dove ha avuto parecchie difficoltà con la moto che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio e di finire dietro ai due rivali Cristini e Costantino, ed è per questo che il suo distacco è aumentato di 15 punti, e quindi sembra che la matematica ovviamente non lo tira fuori, è un po' più difficile per lui cercare di provare a vincere il campionato, ha molte più possibilità Cristini che ha solamente 4 punti dietro Costantino, ma dovrà finirli davanti. In questo caso Cristini è dietro al buon Alessandro Costantino che guida su Ducati, Cristini su BMW, ma è una gara tutta da vivere questa della 1000 Open e del National Trophy 1000, che ricordiamo è stato vinto matematicamente dal compianto Luca Salvadori, che ci guarda dall'alto sempre con il sorriso, una persona fantastica, gentile, disponibile e soprattutto veloce in pista, lo ricorderemo sempre molto volentieri. Ciao Luca, grazie per tutto. E veglia dall'alto i piloti che stanno correndo in questo momento, ricordiamo che la vittoria del campionato di Luca con 100 punti spaccati, Filippo Rovelli in seconda posizione con il suo grandissimo gesto di lasciare la vittoria del campionato ritirandosi dagli ultimi Gran Premi di Imola e Cervesina, ha deciso appunto di lasciarli per far vincere il tanto amato campionato da Luca. Siamo sempre un bordinato con Perasso qua davanti, qua nel un po' nel retrovia, mentre invece se n'è andato via il terzetto della gara. Si prova a passare adesso sul traguardo in scia, intanto eccolo qui, ha inquadrato Andreozzi che prova ad attaccare Morelli, si fa vedere, inizia a farsi vedere anche su un po' lontanino, mette fuori il piedino invece il numero 35, Riccardo Morelli, eccolo qui, il terzetto di questa gara, adesso la Trophy 1000, eccolo Andreozzi che sembra essere pronto, vicino, tutti fuori il piede, qua davanti, un pelo largo, un po' pelo fuori di linea, il numero 35 su Ducati nella... nel tentativo di andare a recuperare Gabriele Ruio, sono molto vicini entrambi, 3 decimi separano circa i piloti, mentre Morelli, vediamo se può provare un attacco qua, no, non arriva, sempre fuori il piedino. Per quanto riguarda la classifica, Ruglio si trova in quinta posizione nel campionato con 46 punti, Morelli è invece davanti a lui di un punto e prova a mettersi dentro, mamma mia che rischio, perché si è rischiato un po' anche il contatto, un attacco molto azzardato, invece è un attacco pulito, quello che fa Andreozzi, si mette dentro, va largo però e può incrociare allora Morelli, questo va a vantaggio di Ruiu e si rimette dentro Andreozzi che ha traiettoria a favore, dopo riesce a prendersi la seconda posizione, però è un po' largo ancora, è ancora un po' largo, pilota Aprilia e dentro di nuovo allora Morelli, ancora però Ruiu non ha molto guadagnato da questa piccola bagarre che stiamo vedendo fra Andreozzi e Morelli, e infatti chi finisce davanti fra lui e Morelli si guadagnerà comunque la quarta posizione in campionato. Morelli, dicevamo, che va dentro su Ruiu, mette fuori il piedino ancora e largo, allora Ruiu potrebbe ripresentarsi all'interno, lo vede Morelli, Ruiu che non ha voluto assolutamente guardarle alzare la mano della manopola del gas, e allora si rimette davanti così. Che gara che stiamo vivendo, terzetto in lotta, fantastico, dentro Morelli stacca fortissimo con la nebbiolina che spunge qua davanti dal circuito terzo nuvolare Cervesina, di nuovo largo, Morelli sta forzando tantissimo le staccate, rischiano addirittura il contatto, Ruiu non ne vuole sapere, come è andato dentro senza ritegno, come abbiamo visto prima, non vuole perdere quella prima posizione, e ancora guarda come traiettorie molto differenti con Morelli che prova a preparare l'uscita e c'è il contatto incredibile, si è steso Andreozzi, probabilmente l'ha calcolata male, lo stavamo dicendo, traiettorie molto differenti l'uni dagli altri, e questo ha causato un errore probabilmente di valutazione all'inizio del penultimo giro di questa gara, un vero peccato per Andreozzi, terzo in campionato, vede sfumare questa possibilità sicuramente di vittoria. Non abbiamo purtroppo un replay, ma rivalutandolo lo rivediamo qua zoppicante un po', ma in piedi, rider ok, l'importante è quello, fortunatamente
Non abbiamo un replay, ma comunque rivalutando la situazione sembrava essere un errore di valutazione da parte di Andreozzi, perché comunque è entrato molto forte e ha rischiato anche comunque Morelli, che si può dire fortunato di non essere anche lui incappato in una caduta, perché il rischio di tamponamento qua era, c'è stato, ma Morelli ne è uscito indenne, ne è uscito illeso fortunatamente per lui, come ne è uscito illeso fortunatamente anche Andreozzi. Un errore di valutazione da parte del pilota Aprilia, e sì, traiettorie molto differenti. Si vedeva Morelli che probabilmente voleva cercare magari di arrivare un po' largo e entrare forte per poi uscire forte nei confronti di lui, che invece aveva una traiettoria un po' più pulita. Si intraversa un po', fuma la moto di Ruio numero 116, ma sarà una grande lotta per il finale. Mamma mia, che ancora qua molto vicino Morelli, molto vicino. Mentre invece per quanto riguarda là dietro, teniamo sempre aggiornati sulla situazione del moto estate, perché Costantino è davanti a Cristini, e quindi per il momento è il campione virtuale di questa categoria 1000 Open dei trofei moto estate. Sulla sua Ducati arrivano insieme i piloti. Fuori ancora, guarda come sta spingendo Rovè, è entrato molto forte Morelli, ancora per rimanere attaccato. Sembra essere un po' impiccato Morelli, perché comunque non vuole farselo scappare. Ruiu ha la gestione in mano, sta guidando molto bene. Siamo invece qua con Maestri, che va a cercare e prova a mettersi, si mette abbastanza vicino in uscita, vediamo se potrà provare a prendere la scia in questo caso nel rettilineo finale del circuito Tassi Nuvolari. Torniamo qua davanti invece con la bagarre fra i due piloti qua davanti. Mamma mia, guarda come si sporge Rui, una guida anche con le spalle, guida proprio moderna. E adesso inizia l'ultimo giro, vediamo se Morelli ci proverà. Intanto qua peccato, vediamo dalla nostra postazione, è fuori Giampaolo Cristini, incredibile. Ah, ma mamma mia, come va fuori Morelli, intanto anche dalla pista, fuori Giampaolo Cristini, che dice addio alle possibilità di vincere il campionato. E adesso Alessandro Costantino manca solamente di tagliare il traguardo per potersi consacrare campione della 1000 Open. Finisce, anzi non è ancora finito ovviamente, quindi Lobartolo guadagnerà la seconda posizione in campionato a discapito di Cristini, che purtroppo con questa caduta, con questo zero, dice addio alle possibilità di provare a vincere il campionato. Ci ha provato fino all'ultimo, un bellissimi duelli abbiamo visto fra i due questa stagione, e Alessandro Costantino sarà quindi il vincitore, a meno di scanso di equivoci, della categoria 1000 Open. Ma torniamo qua davanti, perché prova ad allungare un po' Ruiu, questa volta perde un po' Riccardo Morelli nel cercare di ottenere anche il sorpasso, non solo per la prima posizione ma anche per la quarta posizione in campionato di questo National Trophy 1000, all'insegna della vittoria del campionato di Luca Salvadori, che ricordiamo sempre. Un grandissimo abbraccio a Luca. E va largo Ruiu e si mette dentro Morelli, incrocia Ruiu, e allora di nuovo davanti Ruiu, e mette fuori la gamba di salvataggio ancora Morelli. Che finale, andiamo con Maestri intanto qua davanti, che si è messo in terza posizione davanti a Perotti, è riuscito a passarlo il numero 121 su Yamaha. Maestri, ricordiamo, in terza posizione ancora, di nuovo come arrivano forti in questa curva, arrivano fortissimo in staccata, addirittura erano molto vicini, la soggettiva si probabilmente schiacciava un po', quindi forse c'era un po' di distanza fra i due. Entriamo nella fase finale del circuito, di nuovo con Maestri on board, Morelli avrà sicuramente la scia da prendere nei confronti di Ruiu, e stiamo per arrivare sulle finali di questa gara, sul finale della stagione delle National Trophy 1000. Affronta anche Maestri la curva che poi affronterà sul rettilineo opposto, e arriviamo in fondo con Morelli che prende la scia di Ruiu, va all'esterno e avrà la traiettoria adesso a favore, dentro, no, Ruiu la chiude ancora in faccia, è l'ultima curva, Ruiu uscirà più lento con Morelli che può uscire forte come ha fatto prima, dove l'ha tamponata Andreozzi in uscita. Vediamo la Ducati di Morelli, sventolano tutte le bandiere possibili e Ruiu la sputta, scuote il capoccione e vince davanti a Morelli. Che gara, che finale, Ruiu così, che vittoria di Ruiu, e poi arriverà Maestri, che gara, che finale, emozionantissimo. E arrivano, eccoli qua, arrivano insieme Maestri e però sul traguardo, arriverà anche Ciacci sulla BMW in quinta posizione. Finale fantastico, che lotta, che bella gara di moto, motociclismo puro, come vede da lassù Luca, come si sarà divertito lassù